Buongiorno ragazzi, benvenuti qua sulla sesta puntata di Greg on the Road. Siamo sempre sul Subarozzo. Allora, Greg on the Road, sesta puntata, argomento delicatissimo, argomento bomba, perché si va a parlare di auto prodotte in Italia, costruttori italiani di auto, artigianali, sono pochissimi. Ve lo dico subito, Mazzanti Automobili, di Luca Mazzanti, marchio che io conosco benissimo perché fin dall'origine, parliamo se non sbaglio nel 2010, parlai con Luca, che è una persona squisita a modo, Luca Mazzanti, che aveva l'idea di creare una sua automobile e io lo confortai dicendogli vai, costruisci, produci quello che vuoi ma buttati, perché Luca non costruiva automobili. Ma fatto importante, come ho detto anche su un video su YouSheet, la Mazzanti Automobili sta organizzando una truffa, sta cercando di truffare qualcuno. Ebbene, adesso io ve lo spiego, i fatti. Allora, oggi stesso Luca Mazzanti ha fatto una dichiarazione, un post sul suo profilo LinkedIn, dove siamo amici, conoscenti, e dice in poche righe che lui da oggi, in forma immediata, non ha più nulla a che vedere con la Mazzanti Automobili. Che strano, perché lui è fondatore, Luca Mazzanti, Mazzanti Automobili, e ovviamente prende le distanze dalla gestione della Mazzanti Automobili. Non può, dice, spiegare di più, sono problemi che stanno vedendo, presumo, gli avvocati, però lui dice che non si prende la responsabilità sostanzialmente di quello che sta accadendo. Cosa sta accadendo? Perché all'improvviso Luca Mazzanti fa queste affermazioni, diciamo, sorprendenti? Lui è il fondatore della Mazzanti Automobili, è il suo giocattolo, ha resistito anni facendo macchine difficili, anni difficili, facendo macchine e vendendole, tanto di cappello. Perché il proprietario fondatore fa queste affermazioni? Si libera del proprio marchio, prende le distanze dal marchio col suo nome e parla di situazioni poco chiare. Allora, io non so gli sviluppi ultimi, però Luca Mazzanti parla di una data, agosto 2022. Lui non è più responsabile dei fatti accaduti da agosto 2022. Io non so quale sia attualmente il ruolo di Mazzanti, di Luca Mazzanti, ma sicuramente è dentro la società. Non so se Luca Mazzanti ha preso accordi con qualcun altro, perché se lui prende le distanze dalla sua casa costruttrice, cosa fa? Prende le distanze da se stesso? No, evidentemente ha imbarcato qualche socio di capitale che deve aver creato dei problemi. E me ne guardate che io ho avuto la stessa situazione, soci criminali ne ho avuti. Quindi cosa ha Luca Mazzanti da temere? Prende le distanze pubblicamente da qualcosa che ha creato? Evidentemente ha scoperto che il suo socio, a sto punto, di capitale, perché è un socio che non ha fondato la ditta, socio di capitale, ha creato qualche problema e forse lo creerà. Allora, questa è l'antefatto, cioè quello che dice Luca Mazzanti e quello che io per esperienza leggo tra le righe e ci azzecco. Cioè Luca Mazzanti si trova nella mia stessa situazione, anzi secondo me pure migliore, perché il mio socio di capitale non ha fatto una truffa in linea di massima verso, nei confronti di qualcuno, di un ente, di uno stato, di una regione, insomma vedete voi, ma ha fatto una truffa nei miei confronti, escludendomi, cacciandomi senza nessun ritegno, mentre Luca Mazzanti qualcosa di più può far valere, perché fino a qualche mese fa penso che fosse il reale proprietario della casa che ha fondato, ormai 10 anni fa. Però
questo post fa pensare. Allora tu cosa fai? Fai una ricerca, perché io non è che sento tutti i giorni queste persone, cioè poi ognuno è riservato, non è che Luca Mazzanti mi contatta per dire posso fare questo, può fare la sua vita, chi se ne frega. Però metto dentro qualche informazione Mazzanti automobili su Google e poi ultime ricerche, ultime per data. Qualche giorno fa, una settimana fa, poco più di una settimana fa, uscivano delle informative su alcune riviste del settore automobilistico e non solo, per cui la Mazzanti Automobili veniva mostrata che stava per investire dei soldi in una nuova realtà a Manfredonia in Puglia, Foggia, per assumere 500 operai e per realizzare 1500 auto all'anno. Allora premetto che la Mazzanti Luca fa una macchina da 750, 1 milione di euro e ne fa 5 all'anno, se va bene. Ha un piccolo capannone dove artigianalmente fa la macchina. Allora io sono abituato ad avere dei parametri. Quando io sento automobili, investimenti, eccetera, 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 legato al Sud Italia e non solo, ma prettamente al Sud Italia, sono tutte truffe. Tutto ciò che avviene dal centro in giù è una truffa. Non voglio dire che al nord non succeda. Ricordiamo la Silke FAU, questa grande scommessa nella terra dei motori che è miseramente fallita, doveva fare una supercar elettrica cinese americana, tutto finito. Hanno tentato di fare qualche magheggio a livello di finanziamenti. La sua responsabile, il CEO, è pure morta, immaginatevi, secondo me non è chiaro neanche quello, sapeva troppe cose. Allora, quando io sento che un costruttore vuole andare a fare fortuna al Sud Italia, sono truffe. Tanto è vero che nell'articolo viene citato come la provincia di Foggia e la regione Puglia vogliano entrare con finanziamenti pubblici. È per quello che parlano di 500 assunti, perché in un periodo in cui la gente viene mandata a casa, 500 assunti in campo automobilistico fanno gola, sono voti, e farli e conquistare voti e consensi di 500 famiglie e parenti con soldi pubblici è fa gola. Però ripeto, costruire le auto artigianali, 500 persone non sono più auto artigianali, 1500 auto da cosa? Da 1 milione di euro? Cosa vuole costruire la Mazzanti in Puglia? 1500 macchine di che tipo? Sono tutti numeri buttati lì per fare ingolosire. Servono numeri grossi. 500 persone assunte sono numeri grossi. 1500 macchine prodotte sono numeri grossi. Servono solo per farsi dare i finanziamenti, i capannoni e non fare nulla. Sentite le parole che sto dicendo, perché questo si realizzerà, il nulla. Soprattutto in Italia, dove non puoi fare auto, non puoi fare industria, perché ti costa troppo farle in tasse e tutto il resto. In Puglia, volete veramente costruire delle macchine in Puglia? O in Sicilia? O in Calabria? Truffa, mega truffa, ok? Adesso, io queste cose le so, le conosco bene, le sento, vedo subito i numeri che non corrispondono. Quando ci sono i numeri che non corrispondono, si parla di truffa. C'è dietro sempre qualcosa. Truffa che non è stata ancora fatta, ovviamente è una truffa, è quando si realizza, no? Però, qua ci sono tutti i numeri perché la truffa sia poi dopo effettiva. Non puoi costruire macchine in Puglia, non c'è nessun pazzo che investirebbe nel Sud Italia, nessun pazzo andrebbe a mettere soldi in un'avventura per costruire auto artigianali, 1500 auto artigianali in Italia, se non per prendere X milioni di capitali dalla regione. Fanno magari un prototipo, il nome c'è già, Mazzanti, fanno vedere 10 anni di storia, credibilità,
E poi cosa fanno? Prendono i 5, 10, 15, 100 milioni di finanziamento. Ah, peraltro, hanno dichiarato che ci sarà appunto un investimento da 100 milioni negli stabilimenti. Chi è quel pazzo che investe 100 milioni per fare auto artigianali? Nessuno. Nessuno sul pianeta. Nessuno sul pianeta Terra. Nessuno. Nessuno, ve lo dico io. Quindi, probabilmente diranno 50 milioni li mettiamo noi come Mazzanti, 50 milioni li mettete voi come regione. Prendono 50 milioni, fanno due macchine, fanno capire che il progetto è fallimentare, nessuno vuole comprare nulla, tengono 6 mesi gli operai, li mandano a casa, un po' di cassa integrazione e poi si tengono il resto, insomma, dei milioni. Questo è quello che ogni tot vogliono fare in Italia. Mi spiace perché probabilmente Luca, che è una bravissima persona, onesta, appassionata, si è fatta intortare, perché lo capisco, si è fatta intortare da tante parole, ci sono passato, da tante